Nella prima di ritorno Vastese e Rieti si dividono la posta in palio con lo stesso medesimo risultato dell'andata. Un Legno e un pizzico di sfortuna non permettono ai locali di superare i laziali, quest'oggi più attenti a difendersi che a costruire. Con le immagini di Edoardo Daddario andiamo alle fasi salienti del match. Nei biancorossi mister Daddario conferma per intero la squadra che domenica scorsa ha fatto bene contro la Recanatese con il suo collaudato 4-3-1-2, ancora fuori Altobelli per infortunio, al suo posto in difesa altra maglia da titolare per Capitanio. Negli ospiti Campolo si affida a un 5-3-2, assente in difesa il classe 2000 Scogna Miglio per squalifica. Le due squadre partono con il freno a mano tirato, la prima conclusione della gara arriva al 24esimo, punizione di Montesi che per poco non beffa di Rienzo. Al 25esimo ci prova Signate con un'acrobazia a palla ampiamente al lato. Da qui in poi si svegliano i locali, al 32esimo finalmente si vede la Vastese con una conclusione di prima intenzione di Mamona su assist di Di Prisco, tutto facile per Saglietti. Al 35esimo Francese tenta la spizzata ma manca precisione e forza al suo colpo di testa che sfila al lato. Al 39esimo Mamona in corna, conclusione centrale che l'estremo ospite blocca in sicurezza e questa l'ultima azione del primo tempo, si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa latitano le occasioni da gol e azioni pericolose, per aumentare il peso specifico in attacco Daddario inserisce al nono Martinello per Francese ma la partita stenta a decollare, per 30 minuti non succede nulla o quasi. Al 35esimo Martiniello scattato in profondità con un pallometto millimetrico scavalca Saglietti ma la traversa gli nega la gioia del gol, questa la conclusione che merita il rallenti. Al 39esimo l'attaccante Campano ci riprova, ottimo l'aggancio, conclusione al lato non di molto. Al 47esimo acrobazia sempre di Martiniello, bello il gesto tecnico che non inquadra la porta ospite. Da qui a fine gara non succede altro, la Vastese agguanta l'ottavo risultato utile consecutivo, 4 vittorie e 4 pareggi e sale così a quota 25 in classifica. Il fortino del Rieti regge e centra un punto prezioso contro una squadra in grande spolvero nelle ultime giornate. Mister Daddario, ottavo risultato utile consecutivo della sua Vastese, oggi però vi è mancato qualcosa per vincere, forse un problemino di natura fisica, tante gare ravvicinate. Ma le gare sono continue, quindi questo c'è da riconoscerlo, ma io penso che abbiamo trovato un'ottima squadra di fronte, bisogna riconoscere anche gli avversari se ti concedono o non ti concedono. Con un campo che ci riportiamo dietro per il problema di domenica scorsa con la neve e in quattro giorni non poteva essere certamente il manto lineare e dove si poteva giocare e certamente anche lì abbiamo subito qualche cosa, però per nulla togliere agli avversari e a noi, io penso che un punto guadagnato, un punto conquistato con una prestazione maschia di livello. Perché di fronte avevamo un Rieti di livello, con giocatori forti, giocatori di categoria, giocatori che in campo sono determinati e decisi ad ottenere il risultato. Non a caso hanno fatto 7 vittorie, mi sembra, consecutive. E quindi oggi siamo stati bravi a gestire le cose nel giusto modo. Potevamo anche sfruttare un'occasione, forse era l'unico punto dove il campo non era bagnato, se fosse stato bagnato lì la palla avrebbe avuto un rimbalzo diverso, però comunque bisogna accettare in positivo questa prestazione. Mercoledì prossimo si torna in campo con un derby contro il Giulianova che non sta attraversando un buon momento. Sì, questa la prepareremo da domani per vedere anche noi come rispondiamo a questa sollecitazione di oggi che è stata elevata e quindi dobbiamo rivalutare tutte le cose, metterci lì e non sbagliare niente perché abbiamo due partite molto, molto ravvicinate, compresa questa qui, 3 in 8 giorni. Mister Campolo, un buon 0-0 qui contro la Vastese. Ottimo 0-0 contro una squadra ben allenata, organizzata, in salute, benissimo. Cioè, comunque noi stiamo in un momento di difficoltà, a differenza della Vastese che viene da un filotto importante, per cui era comunque da aspettarsi una gara molto combattuta e tanto tattica, non è stata bellissima dal punto di vista proprio puramente tecnico, però è stata importante dal punto di vista tattico. Sono contento perché diciamo anche oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto compatto che sa soffrire, che sa fare tra virgolette le guerre calcistiche con tante novità in mezzo al campo, con gente ferma da parecchio tempo, con il rientro di Tirelli, con un attaccante come Laie Signate che non aveva mai giocato fino ad oggi con noi, ha fatto una grande gara.
gara, con un Vincenzo Tommasoni che è venuto da poco e non sta giù, comunque è un po' giù di condizioni, ma oggi ha fatto un'ottima gara, per cui andiamo avanti con il lavoro quotidiano e credo che ci possiamo togliere belle soddisfazioni. Tutto sommato la classifica vi vede a buon punto. Noi siamo partiti per una salvezza tranquilla, stiamo lì, sappiamo che il campionato nasconde sistematicamente delle insidie, guardate Tolentino Campobasso cosa è accaduto, per cui sappiamo che c'è molto da lavorare, sappiamo che ogni gara va affrontata come se fosse una finale playoff o playout, come volete meglio.